gatti sono predatori notturni, i cani vedono il mondo in bianco e nero, i pesci rossi hanno una memoria limitata. Questi sono fatti comuni che tutti noi conosciamo e a cui crediamo. Ma vorresti conoscere un piccolo segreto? In realtà questi sono soltanto dei miti e sto per sfatarli tutti. I cani vedono in bianco e nero. Sì, è vero che il cane ha uno spettro visivo meno ampio rispetto a noi umani, ma ciò non significa che non possano vedere a colori. In realtà possono vedere il giallo, il blu e le sfumature di grigio. In natura queste tonalità aiutano i cani a cacciare all'alba e al tramonto. Inoltre, non hanno bisogno di vedere così tanti colori. I cani sono più sensibili al movimento rispetto a noi. Se un cane scodinzola, è felice. È facile malinterpretare le sue intenzioni, perché noi umani tendiamo a semplificare tutto quanto, quando in realtà il linguaggio del loro corpo è molto più complesso. Una coda che si agita, ad esempio, non significa soltanto felicità, ma può essere un segnale di allerta, paura e anche aggressività. Non bisogna confondere i diversi segnali. Un anno per un cane o un gatto equivale a 7 anni umani. Ancora una volta si parla di una semplificazione eccessiva. Il calcolo dell'età di un cane o di un gatto può dipendere dalla razza, dalle dimensioni e da quanti anni umani hanno. Ad esempio, per la maggior parte dei cani, il primo anno equivale a circa 15 anni. Il secondo equivale a 24 e poi rallenta, e ogni anno che passa equivale a 4 anni umani. E poi dopo i 6 anni accelera di nuovo, soprattutto nelle razze più grandi. È impossibile insegnare nuovi trucchi a un cane anziano. Sappiamo tutti quanto sia difficile per gli anziani imparare a usare uno smartphone. E beh, allo stesso modo anche un cane anziano fa fatica a imparare cose nuove. Ma ciò non significa che non possa farlo. Può volerci più tempo rispetto a un cucciolo, ma non è impossibile. Bisogna avere pazienza. Per farti obbedire da un cane devi essere tu l'alfa. Questo tipo di addestramento dove si punisce il cane quando sbaglia è ormai obsoleto. Adesso si usa la tecnica del rinforzo positivo, noto anche come addestramento con il clicker, cioè quando si premia il cane quando fa la cosa giusta, stimolandone così l'apprendimento. Ed è molto più efficace rispetto a fargli credere di essere il capobranco. Cani e gatti non possono convivere pacificamente. I cani sono attivi e socievoli, mentre i gatti sono per lo più passivi e indipendenti. Quindi sì, diciamo che ci sono delle notevoli differenze tra i due. Ma quando vivono sotto lo stesso tetto, possono tranquillamente imparare ad andare d'accordo. È ancora più semplice se crescono insieme. Il mio cane Riley va molto d'accordo con il mio gatto Olive. I gatti odiano l'acqua. C'è qualcosa di vero in questa affermazione, ma c'è una ragione. L'acqua li rallenta, li appesantisce e abbassa loro la temperatura corporea. Ma molti gatti adorano l'acqua. Ci sono alcune razze specifiche che amano nuotare e fare il bagno. Dormire con il peloso non fa bene. Puoi far dormire il tuo peloso insieme a te nel tuo lettone comodo, purché non influisca negativamente sul tuo riposo. Ad esempio, non va bene se il tuo cane o il tuo gatto ti svegliano nel bel mezzo della notte, grattando la porta, per esempio. Ma nel complesso, dormire con il tuo animale domestico può aiutare a ridurre l'ansia e a darti un senso di sicurezza. E ovviamente ti scalda. I cavalli dormono in piedi. In realtà non è così. Non possono dormire profondamente mentre sono in piedi. In questa posizione possono solo sonnecchiare. Ma hanno bisogno di dormire profondamente soltanto una volta ogni 4 o 5 giorni. E quando lo fanno, si sdraiano ed è una cosa rara da osservare in natura. I conigli mangiano soprattutto carote. Beh, è quello che vediamo nei cartoni, giusto? Ma in realtà, questi pelosetti non mangiano soltanto carote e frutta. Invece, la maggior parte del tempo mangiano erbe e verdure a foglia verde. I ratti sono sporchi. I ratti domestici hanno una brutta reputazione a causa della loro storica fama. Si pensa che vivano nelle fogne e che rovistino nella spazzatura. Ma chi possiede un ratto sa che questi pelosetti sono molto puliti. I ratti sono anche molto intelligenti e possono formare un forte legame emotivo con il loro padrone. No. I gatti fanno le fusa soltanto quando sono felici. Come con il cane che scodinzola, fare le fusa non significa che il gatto sia felice. Può essere anche un segno di paura, di fame, di ansia o malattia. Bisogna guardare al comportamento in generale e cercare di capire che cosa sta cercando di dirti. I gatti possono vedere al buio. Nell'oscurità più totale, no. Ma i gatti sono molto sensibili alle tonalità di grigio, il che consente loro di cacciare anche quando è buio.
O magari correre avanti e indietro per il soggiorno alle 3 del mattino, ne sai qualcosa? I gatti sono animali notturni. Sì, il mio mi sveglia alle 3 del mattino, spaventandomi a morte. Beh, del resto dorme tutto il giorno, quindi è ovvio che sia attivo di notte. Ma non è proprio così. In realtà i gatti sono creature crepuscolari, il che significa che sono più attivi al crepuscolo. I cani hanno i sensi di colpa. Torni a casa e trovi il divano fatto a brandelli. Poi guardi il tuo cane e vedi che ha una faccetta triste. Sembra quasi che capisca ciò che ha fatto. Ma i comportamentisti sono sicuri che i cani non possono sentirsi in colpa. Non provano rimorso per quello che hanno fatto, reagiscono soltanto al linguaggio del tuo corpo. I cani ti baciano perché sei salato. Leccarsi è il modo in cui i cani comunicano tra loro. Una madre lecca i suoi cuccioli appena nati per farli respirare. Allo stesso tempo rilascia endorfine, che trasmettono ai cuccioli una sensazione di serenità. Questo tratto istintivo viene usato anche sul loro umano, per mostrargli così il loro affetto. Inoltre ai cani piace il sapore della pelle umana perché è salata, ma questa non è l'unica ragione per cui il tuo cane ti dà un sacco di bacini quando torni da lui. I pesci rossi non hanno memoria. Si dice che un pesce rosso abbia una memoria limitata a 3 secondi, ma recenti ricerche hanno dimostrato che sono in grado di apprendere e possono ricordarsi ciò che hanno imparato per molto molto tempo. Ed ecco il bonus di oggi. I canarini non possono imitare il suono del campanello. Invece sì, il mio canarino ci è riuscito e dopo essere andata ad aprire la porta infinite volte e non averci trovato mai nessuno l'ho capito. Beh, oggi ho voluto condividere qualcosa di personale con voi. Fatelo anche voi, raccontatemi qualcosa sui vostri amici pelosi nei commenti. Ehi, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, dai un mi piace a questo video e condividilo con i tuoi amici. Ed ecco altri video che penso che ti piaceranno. Basta fare clic a destra o a sinistra e resta qui con noi su Il Lato Positivo.